libreria liberamente per quella che è l'inaugurazione di una mostra fotografica cui la libreria teniamo in modo particolare perché conosciamo l'autore da qualche annetto, diciamo. Quindi quando Fausto mi ha proposto di esporre delle immagini che riguardano tra l'altro un'associazione di volontariato del paese, noi siamo stati felicissimi di farlo. Qui le immagini che sono in mostra, che hanno al titolo della mostra Come vivono gli angeli, è stato per noi un motivo di forte interesse. Fa piacere che ci sia tanta gente che è curiosa e interessata di vedere questa mostra. Io ringrazio Fausto di essere qua, ringrazio voi. È una mostra che ti ha impegnato un po' di tempo. Sì, circa un anno, che con cadenza mensile, per la giusta misura. Mi seguo dall'esterno, dall'estraneo, nel senso proprio super parte. È un anno che si lasciano gentilmente fotografare. Quasi tutti gentilmente, infatti là c'è il soggetto più difficile da riprendere che si è nascosto anche oggi. E io ho cercato di appunto far vedere non tanto le cose super eclatanti, tipo le grandi, quelle che si vedono dato appunto sui giornali, ma i momenti, le scene tragiche, ho cercato di far vedere quelli che sono un po' più dietro le quinte, il vero lavoro che fanno, perché è facile dire ok, siamo andati là, abbiamo trovato il tale, però cioè, non è solo quell'ora, quella giornata. Questi signori si fanno, non so come dire educatamente, fanno molta fatica tutto l'anno, tutte le settimane, fanno davvero tanta fatica e volevo, spero di essere riuscito a far vedere quei momenti, cioè, perché la foto dell'unità cinofilo dell'associazione che fa la parata è, la possiamo vedere in qualsiasi momento, queste qui un po' più dietro le quinte non se ne vede tante. Spero di aver dato appunto il mio contributo per far conoscere la fatica che fanno. Hai detto che è stato facile tranne in alcuni casi fotografare. Ci tengo accettato perché so che spesso e volentieri fotografare nelle associazioni, ma anche nelle persone che stanno facendo qualche cosa, degli artigiani, è sempre complicato perché c'è uno scoglio iniziale che si deve superare, no? Esatto. Diffidenza da una parte, sì. Difficoltà a relazionarsi. Per spiegare il lavoro che si vuole fare, è stato complicato oppure no? Questa però ho avuto, come dico, mi piace dire scherzando, due gradi di difficoltà. La prima, quella di riuscire a salvare l'attrezzatura dai cani e il discorso anche di riuscire a muoversi senza disturbare, perché la cosa fondamentale è soprattutto quando si addestrano, il cane ha bisogno di non essere disturbato, c'è tutto, sì, è giusto dire, rituale, una procedura, che averci uno che ti gira intorno, che distrae il cane, che gli può confondere l'odore quando c'è la pista, che può disturbare il conduttore mentre... La difficoltà è stata quella di essere riuscito a tirare fuori qualcosa di buono fotograficamente, comunque restando discreto da una parte, eccetera, eccetera. Poi sono quelli che... Nel titolo che hai scelto, la parola angeli, credo che poi da come ho visto la rappresentazione fotografica, credo che viva su due piani. Animali e di personale. Mi pare che tu abbia scelto quando vuoi rappresentare le due rappresentazioni che l'animale è quasi sempre chiaramente. È lui diretto nel fare la cosa, mentre le persone molte volte sono poste a guardia delle persone da aiutare. È un decoratura che ci può stare, qualche cosa. La metafora dell'angelo perché? Metafora nel senso che fanno del bene, punto. Il discorso è questo, per me sono angeli perché ho cercato di fare la foto con l'inquadratura dove se tu sei moribondo nel fiume ti appare l'angelo che ti tira su, ti porta all'ospedale o comunque ti aiuta o ti viene a cercare, c'è l'angelo che interagisce appunto con le persone, c'è l'angelo che sembra che faccia, che da dietro in disparte faccia la vendi su di noi, c'è l'angelo in tutti questi piccoli momenti di vita quotidiana. Che legame hai percepito esserci qua il cane tutto? Oppala! No, io che nonostante ci vivo in mezzo, ci ho vissuto, cioè, in mezzo parecchio, non lo so spiegare, è una cosa così forte, così, tra le altre cose personale per ogni
singolo conduttore, che è difficile da spiegare, ma è una cosa fantastica. Ecco, una cosa fantastica però che io non lo so spiegare. Nella mia idea iniziale c'è il discorso di dire che apposta per invogliare la gente, perché no, innanzitutto volevo fare una premessa, il mio scopo principale era, non dico che ne abbiano bisogno, questo non lo so, far conoscere questo gruppo anche a chi magari c'è qualcuno che non saprà neanche che i cinofili ci sono a Milano, pochi per fortuna, voglio far diventare famosi loro, e allora ho cercato, secondo me, perché poi dopo ogni cosa è soggettiva, questo discorso di fare tre cose distinte, l'audiovisivo, la mostra e in un futuro un libro fotografico, complementare fra loro, cioè in teoria se uno guarda solo la mostra gli resta quel ma sai, mi aspettavo vedendo il titolo di vedere una tal cosa, ci manca, perché ci manca? Perché probabilmente trovi il resto nell'audiovisivo e viceversa vale per l'audiovisivo, chi l'ha visto prima, infatti tant'è che l'audiovisivo l'ho presentato prima, non in contemporanea, devono essere tre cose che fanno incuriosire la gente. Alla fine, se non sono bastati questi tre, la gente mi piacerebbe, quello che mi piacerebbe succedesse dopo questa giornata, dopo questo mese di esposizione, la gente andasse là, in sede, a dire, vi ho visto, vi ho conosciuto, ma è vero che fate questo, ma dove si può iscriversi? Cioè, io vorrei arrivare a quello. E appunto, in questo senso... Sempre quando parlavamo della mostra, uno scritto, dovrebbe essere un'introduzione al libro, in cui parli di come è nata l'idea, però parla di una cosa che non è. Ecco, perché dopo c'entra, se vogliamo, c'entra più proprio con il discorso degli animali in questo caso. Esatto, perché, e quindi tocca usare un brutto termine, ma serve solo per spiegarmi perché non ho una grossa dialettica, io so parlare così. Io ho usato loro, perché in questo caso è giusto dire ho usato loro, anche per sdebitarmi di alcune cose, di conoscenze diciamo. Allora, io è da anni, è tutto scritto nel sito, anzi chi ha voglia di andarlo a vedere, avevo un debito con un cane perché c'è qui mio figlio che probabilmente non sarebbe qui se il mio cane non si fosse messo in mezzo salvandolo, c'è tutto raccontato là. Allora volevo parlare di qualcosa di bello riguardante i cani. Poi avevo un debito grosso, in questi mesi, in questo periodo, un debito grosso verso la Milano, perché è stato un paese che non molto tempo fa, durante un momento delicato, è stato molto solidale, c'è stato vicino a noi come famiglia, eccetera, eccetera. E allora volevo anche appunto far conoscere che a Langhirano c'è della gente, non solo di Langhirano, ma con sede a Langhirano, che voleva diciamo così fare, un tributo a questo cane che è il mio cane che ha salvato mio figlio, un tributo al paese che è stato così gentile verso di me, spero di ringraziarlo con questo modo, però queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere il lavoro.